Lorenzo Codogno, founder Lorenzo Codogno Macro Advisors. Buon pomeriggio, ben ritrovato sulle fonti. Buon pomeriggio a tutti. Senta, io vorrei partire questa volta dall'Italia perché stiamo vedendo un numero al top da 26 anni e dunque 1,6% su base mensile e 4,8% su base annuale. Lei è rimasto sorpreso dal numero soprattutto annuale? Ma non più di tanto, perché era abbastanza atteso un rialzo nel mese di gennaio. L'Italia ha una peculiarità perché molte delle tariffe energetiche, delle bollette per i consumatori vengono adeguate all'inizio dell'anno, quindi gennaio è un mese dove c'è un forte adeguamento dei prezzi energetici e quindi questo ha portato verso l'alto l'indice complessivo, la variazione anno su anno dell'indice. Detto questo, se guardiamo alle componenti di fondo, sono rimaste comunque su livelli bassi. Questo lascia pensare che non si trasla ancora pienamente questo aumento dell'energia nei prezzi di altri prodotti, ovvero sia è inevitabile che ovviamente se c'è un aumento dell'energia aumentano i costi di trasporto, aumentano i costi dei fertilizzanti in agricoltura, eccetera, eccetera, quindi questo porti ad un aumento generalizzato. Tuttavia, se, come ritengo sia probabile, queste tensioni sui prezzi energetici andranno ad esaurirsi nel corso del 2022, probabilmente anche queste tensioni sui prezzi in generale tenderanno a scendere. Ecco, per quanto concerne l'Italia ci tenevo a ribadire che comunque questi sono dati preliminari, ma spesso diciamo che anche poi il dato effettivo rimane uguale. Il rialzo in termini di costi dell'energia 38,6%, ben superiore rispetto al mese precedente, e soprattutto ci sono anche tensioni inflazionistiche crescenti che si manifestano anche in altri comparti merceologici in particolar modo. Stiamo parlando sempre dell'Italia. Volevo semplicemente chiedere se a suo avviso è l'ora per un intervento da parte della BCE. Secondo The Financial Times, i mercati, i market participants per la precisione, stanno sfidando la BCE con aspettative di almeno due rialzi dei tassi nel 2022, una sfida importante perché la Fed lì si specula tra 4 e 6 e qui si specula 2 entro 2022. Lei come la pensa? Cioè è necessario un intervento? No, penso sia assolutamente non ragionevole questa aspettativa di due rialzi da parte della BCE nel corso di quest'anno e soprattutto il primo in luglio. Detto questo, è chiaro che questo è uno shock vero e proprio sulla domanda e avrà delle ripercussioni, quindi è chiaro che questo rallenta un po' la crescita che comunque sarà significativa nel corso di quest'anno e ha l'effetto di spostare i consumi e ridurre i consumi di tutto quello che non è energia. E quindi, chiaro, colpisce in maniera molto differenziata i consumatori. Sappiamo che l'inflazione è la tassa più iniqua e quindi va a colpire le fasce di reddito più basse e in questo senso si giustifica il tentativo da parte del governo di introdurre misure per alleggerire questa pressione, soprattutto per le fasce di reddito più basse. Però detto questo, l'intervento va fatto soprattutto dal lato dei governi. La BCE penso che in questo momento, domani vedremo cosa deciderà, ma penso sia molto concentrata nel cercare di capire come questa fiammata inflazionistica legata all'energia si tradurrà diciamo nel breve periodo anche in tensioni sul resto dei comparti. Non ci sono in Europa tensioni sul lato dei salari, quantomeno sino ad ora. È chiaro che se la cosa dovesse proseguire per molto, questo si dovrebbe attendere. Ci sono poche traslazioni su prezzi non energetici e ricordo che guardando anche al dato di inflazione dell'area dell'Eurozona, è vero che l'inflazione headline è rimasta molto elevata, ma l'inflazione di fondo è addirittura scesa. Questo potrebbe essere un primo segnale che effettivamente le tensioni vanno scemando. Quindi io direi che è il momento per la BCE di tenere sangue freddo, di aspettare, vedere come le cose si sviluppino, come si svilupperanno e come questo possa cambiare le prospettive di medio-lungo termine.
Sì, ecco, però questi effetti base, diciamo, di cui parla sempre Christine Lagarde, permangono, non si può dire più che sono effetti base di breve termine, almeno perché ci stiamo avviando verso il medio termine, almeno dopo 2 anni inizia, credo, almeno secondo i libri, il medio termine più che il breve termine. Beh, diciamo, in molti paesi la fiammata si è vista sino a fine anno, fino a dicembre. Ricordo che in Germania ha distorto molto l'andamento dell'inflazione le decisioni sull'IVA e quindi la Germania da qui in poi andrà un po' in controtendenza. In Francia i prezzi dell'energia sono stati compensati in maniera molto significativa, hanno l'energia molto più bassa grazie al nucleare. Il costo è molto più basso grazie al nucleare, quindi questo non sta avvenendo. È chiaro che in alcuni paesi, come in Italia, vi sono adeguamenti dei prezzi previsti per il mese di gennaio. Quindi non mi stupirei di vedere l'inflazione a partire da febbraio iniziare a scendere anche in maniera significativa. E quindi è ancora presto, secondo me. Il medio periodo non è ancora arrivato per certi aspetti, quindi aspetterei ancora 1 o 2 mesi per vedere come le cose si sviluppano. Penso che la Lagarde domani dirà sostanzialmente questo, quindi è ancora presto per fare qualsiasi tipo di mossa, il tutto è rimandato a marzo. La riunione di marzo sarà molto importante. Assolutamente sì, poi diciamo che se continuano a ribadire sempre la stessa cosa e poi cambiano all'improvviso, scusate, idea come la Fed, perderà un po' di credibilità perché Nagel, il nuovo presidente della Bundesbank, è stato molto netto in termini di pressioni inflazionistiche che in Germania stanno continuando già da un bel po' di trimestri, credo forse anche un anno, e lui per esempio non è per niente d'accordo con le dichiarazioni della stessa Lagarde. Una possibile spaccatura all'interno del board della BCE. È inevitabile che il dibattito sarà molto acceso in questa circostanza. È chiaro che parte del Governing Council vede queste minacce di inflazione come reali, però ripeto, io penso che la maggioranza del Consiglio sia più propensa ad aspettare ancora un paio di mesi per vedere come le cose si svilupperanno. Ci sono già segnali che indicano un rallentamento nell'inflazione. La situazione europea è diversa da quella degli Stati Uniti. Penso che fino a che vedremo le aspettative dei mercati finanziari ancorate al 2%, finché vedremo i salari crescere ancora in maniera molto modesta e anche diciamo, il trasferimento dei più alti prezzi dell'energia in altri comparti ancora complessivamente moderati, ecco, finché questa situazione perdura, penso che il desiderio, la spinta per cambiare politica monetaria sia ancora non sufficientemente forte per fare in modo che la BCE decida un aumento dei tassi. Io penso che gli aumenti dei tassi non ci saranno proprio quest'anno, anche se con ogni probabilità gli acquisti netti di titoli si azzereranno. Però la BCE sarà molto cauta ad alzare i tassi e lo farà con molta gradualità in futuro. Non dimentichiamoci che quest'anno la politica fiscale diventerà molto più restrittiva perché è stata molto accomodante l'anno scorso, sarà molto meno accomodante quest'anno e quindi la variazione sarà in senso restrittivo. E quindi è appropriato che sia la politica fiscale a, diciamo, andare verso un territorio di neutralità prima che la banca centrale inizi a cambiare stance di politica monetaria. Allora, intanto vorrei fare il punto sull'Italia che si trova in un momento molto delicato, soprattutto dopo le presidenziali. Mattarella ovviamente confermato, domani la nomina, anzi la nomina ufficiale. E cosa è emerso dopo queste elezioni? Che c'è una forte spaccatura all'interno dei partiti che riguarda proprio gran parte dei partiti, soprattutto i principali all'interno della maggioranza attuale come la Lega, il
centrodestra tra virgolette sparito, soprattutto secondo le parole della Meloni, che lo ha detto in più occasioni, e naturalmente lo stesso vale per il Movimento 5 Stelle, che ripeto è un componente importante della maggioranza attuale, con la maggioranza attuale con la quale si deve andare a compiere un bel po' di criteri per ricevere la seconda tranche dei soldi del PNRR. Poi oggi una giornata importante perché c'è questa corsa controtempo per appunto il PNRR, e oggi è la verifica dei ministri con Draghi, come stanno andando i progetti. Ci sono un bel po' di ritardi perché si usava spesso la parola facciamo dopo le elezioni. A suo avviso è in pericolo il PNRR, l'attuazione del PNRR, essendo che quest'anno sarà anche anno di campagna elettorale e tantissime persone pensano che sarà difficile per Draghi far passare alcune riforme che sono già iniziate e che stanno per iniziare? Questa situazione che si è aperta a seguito dell'elezione del Presidente della Repubblica è chiaro che aumenta di molto l'incertezza sulla situazione politica futura, ovvero sia quale sarà il governo dopo le elezioni della primavera 2023, perché ormai i giochi sono molto aperti in termini di alleanze, in termini di aggregazioni e di strategia. Però detto questo, nel breve periodo potrebbe essere addirittura positivo per il governo, perché in una situazione in cui le coalizioni e i partiti sono deboli, questo lascia spazio al Premier Draghi per spingere sull'acceleratore delle riforme, trovando dei compromessi di livello alto, quindi senza annacquare queste riforme, e quindi questo potrebbe addirittura essere un fattore positivo per l'azione del governo nel breve periodo. Quindi sono abbastanza ottimista, però chiaramente nel medio periodo c'è questo grosso punto interrogativo su chi governerà l'Italia dopo le prossime elezioni. E giusto per capirci, dopo queste elezioni come si specula qua in Italia, che per carità di solito le elezioni presidenziali non sono un evento importante in Italia, questa volta ha fatto eccezione per il semplice fatto che c'era Draghi come uno dei nomi più più menzionati, anzi ci si aspettavano i mercati internazionali, lo stesso di Financial Times, Bloomberg se vogliamo, Draghi come presidente della Repubblica. Ecco, lei crede che il governo Draghi esce un po' meno forte, la sua immagine è uscita un po' danneggiata dopo queste elezioni, come si specula qua in Italia o meno? Ma il sistema dei partiti è uscito più debole, più danneggiato, e questo, ripeto, può creare problemi in aspettativa delle elezioni della primavera del 2023. Però paradossalmente il governo potrebbe uscirne più forte, stranamente, perché non è mai accaduto che una elezione del presidente sia vista a livello internazionale con tanta attenzione. Certo. Ma questa volta era in gioco non solo l'elezione del presidente, ma anche la conferma di Draghi alla guida del governo e la stabilità politica in generale, e quindi era giustificata questa attenzione molto forte. Per fortuna, nonostante le tensioni che ci sono state anche parecchio forti, l'Italia ha trovato, cioè i partiti hanno trovato la quadra finale, che mi pare sia una soluzione che rassicuri tutti, però il rischio c'era evidentemente, e quindi questo è stato superato. E come dicevo prima, secondo me addirittura potrebbe aumentare la capacità del governo Draghi di fare le riforme nel breve periodo. Come abbiamo visto, subito dopo l'elezione del presidente Draghi ha convocato Consiglio dei Ministri e ha dato segnali molto forti per un rilancio dell'iniziativa sul lato delle riforme e degli investimenti. Speriamo che questo possa avvenire in tempi rapidi e con una intensità e una forza tale da veramente cambiare le aspettative degli operatori e dei cittadini. Questo secondo me è l'auspicio, ma penso sia una
una previsione anche ragionevole nei prossimi mesi. È preoccupato per la crescita economica dell'Italia considerando la crisi energetica, anche se ieri Draghi ovviamente ha avuto la telefonata, questa conversazione con Vladimir Putin, che però non è contento da come quei paesi, da come l'Occidente ha trattato la Russia in questi ultimi mesi. Bisogna dire che l'Europa è fortemente dipendente del gas che arriva proprio dalla Russia, e dunque lei è preoccupato per la crescita economica dell'Italia, in particolar modo considerando che la situazione è estremamente delicata, e lo stesso Giorgetti ha detto che non è proprio per niente sicuro che questa maggioranza possa andare avanti e soprattutto essere funzionale, che è il punto, a mio avviso, principale. Sì, è indubbio che l'Europa e anche l'Italia dipende dal gas russo, quindi anche se Draghi sembra aver avuto rassicurazioni da parte di Putin, è chiaro che è una situazione a rischio, perché tutta l'Europa e l'Italia fanno affidamento sul gas russo per mantenere un approvvigionamento di energia sufficiente. Quindi questo potrebbe portare a nuove tensioni, però se prendiamo una view positiva sul conflitto in Ucraina e un graduale allentamento delle tensioni, probabilmente questo non si tradurrà in nuovi rialzi nei prezzi dell'energia, e questo quindi potrà avere impatti sull'economia un po' meno pronunciati. Però detto questo, è chiaro che un po' di impatto sull'economia è inevitabile. Io ho leggermente limato verso il basso le previsioni sull'Italia di crescita economica per l'anno in corso, proprio per effetto del rialzo dell'inflazione, perché il rialzo dell'inflazione riduce il reddito disponibile per tutti gli altri prodotti non energetici e quindi riduce i consumi delle famiglie e l'economia in generale, e questo è l'impatto inevitabile che si avrà nei prossimi mesi. Io mi aspetto più un impatto paradossalmente sulla crescita economica che non sull'inflazione nel medio-lungo periodo, perché penso che l'inflazione sia ancora da considerarsi un fenomeno temporaneo. Grazie mille a Lorenzo Codogno, founder Lorenzo Codogno Macro Advisors, grazie per essere stato con noi, alla prossima occasione, nel frattempo buon lavoro. Grazie mille, arrivederci.